A Teramo il commissario dell'ASP1 Roberto Canzio ha annunciato di voler mettere a disposizione l'immobile di via Taraschi 12, attualmente sede dell'asilo nido Gemma Marconi, per creare una scuola jolly in risposta all'emergenza scolastica causata dal sequestro del convitto liceo delfico. Noi abbiamo l'immobile di via Taraschi, che di fatto è in pieno centro, è adiacente anche alla palestra Casa dello Sport, quindi era un immobile su cui avevamo altri progetti, però vista la situazione insomma, che si è creata in città, dove c'è questa emergenza di avere una scuola jolly per garantire poi di volta in volta, quando verranno eseguiti i lavori nelle varie scuole, di avere comunque un posto dove poter far studiare i nostri ragazzi, abbiamo data la disponibilità, ovviamente se una disponibilità è stata data, ma bisogna vedere se qualcuno poi è interessato. Il presidente della provincia, Camillo D'Angelo, ha accolto positivamente la proposta e si è detto pronto a verificare la fattibilità tecnica ed economica dell'idea, pur considerando altre soluzioni come la costruzione di una scuola temporanea accanto alla scuola d'Alessandro. La proposta dell'ASP1 è però particolarmente apprezzata perché permetterebbe di mantenere le attività scolastiche nel centro storico, rispondendo alle preoccupazioni di famiglie e commercianti sul rischio di desertificazione economica e sociale dell'area. Ci dovremmo anche incontrare nei prossimi giorni con la provincia e se è possibile, se ritengono che sia idoneo, noi siamo disponibilissimi a essere utili alla nostra città. Il commissario ha evidenziato che l'edificio, dopo una ristrutturazione, potrebbe ospitare fino a 400 studenti. Sì, da un primo calcolo ovviamente poi vanno messi dei parametri, però diciamo che riteniamo con i tecnici che almeno 400 ragazzi possano essere ospitati nella struttura. Poi un'altra cosa importante è che basterebbe veramente poco per aprire le porte agli studenti. Sì, perché tra l'altro noi abbiamo già un primo finanziamento, stiamo tra l'altro sulla stessa struttura abbiamo anche una proposta per l'efficientamento energetico, in più abbiamo chiesto anche un adeguamento del finanziamento che c'è, su cui con l'USR siamo in sintonia, per cui credo che veramente basterebbe poco e tra virgolette non comporterebbe dei costi per la realizzazione, in quanto sono un immobile già finanziato.